Ciao a tutti e benvenuti al mio canale Ceramicanto. Come ogni volta ci incontreremo per realizzare insieme un oggettino in argilla. Il mio tutorial è ovviamente indirizzato a chiunque, ma soprattutto ai bambini e alle persone che si trovano alle prime armi. Utilizzeremo come attrezzature dei materiali di riciclo che abbiamo comunemente in casa, per cui la realizzazione di questo oggettino avrà un costo bassissimo. Dovrete affrontare solamente la spesa iniziale dell'argilla e se non avete un forno potrete cuocere il vostro oggettino da un ceramista più vicino o dallo stesso fornitore dove avete comprato l'argilla. Volevo ricordarvi prima di iniziare il tutorial di iscrivervi al canale e di mettere un like al video se vi è piaciuto. Adesso vi faccio vedere l'oggettino che andremo a realizzare, che è questo bellissimo porta candele con la tecnica a lastre a stampo più che altro. E lo realizzeremo in maniera molto veloce e facile. Quindi mettiamoci al lavoro. Allora, prendiamo la nostra argilla, come sempre, e la tagliamo con un filo di raffia o un filo qualsiasi, che sia abbastanza resistente e che ci aiuti a tagliare la nostra argilla. Questa può bastare e ripieghiamo per bene la restante in maniera tale che non asciughi. Mettiamo la nostra tovaglietta perché ci serve per non far attaccare al piano l'argilla che andiamo con il mattarello comunemente che si trova, che abbiamo in cucina, andiamo a stendere la lastra. Adesso, vedete, la prima stesura rimane un po' con difficoltà sembra, ma non è così. La giriamo, infatti, man mano che la giriamo si allarga. Adesso la giriamo di nuovo e cerchiamo di non formare avvallamenti e rullare in maniera più omogenea possibile. La giriamo in continuazione, così si allarga sempre meglio. Dobbiamo cercare di realizzare uno spessore di circa mezzo centimetro e dobbiamo allargarla fino ad ospitare il nostro stampo che dobbiamo tracciare. In questo caso devo tracciare la circonferenza di un piatto perché io ho questo come punto di riferimento. Voi per tracciare la circonferenza potete anche ritagliarvi un cartoncino di qualsiasi dimensione voi vogliate. Io vi faccio vedere la tecnica e voi la realizzerete uguale. Penso possa bastare. Ho io questo piatto come punto di riferimento e quindi mi sono assicurata che lo spessore intorno alla lastra che ho steso è mezzo centimetro, per cui con un semplice stecchino mi vado a tagliare l'argilla intorno, faccio un taglio laterale e tolgo l'argilla che non mi serve più. Ecco, la tovaglietta mi dà questa opportunità, vedete, di aiutarmi a girare il lavoro. A questo punto il mio disco è pronto, ma non è finito, ovvio. Io di nuovo lo metto sulla tovaglietta e prendo il mio stecchino. Devo formare tutti i triangolini e come faccio? Allora, prima cerco di metterlo e imprimerlo proprio a metà del nostro cerchio. Poi faccio una croce e quindi mi vado a formare, vedete? Adesso faccio un altro in maniera obliqua.
residua e si formeranno poi, e un altro da un'altra parte, si formeranno tutti i triangolini più o meno della stessa misura. E questi per me sono punti di riferimento, oltre che a livello estetico, appunto sono dei punti di riferimento. Adesso le foglioline che avete visto prima non faccio altro che andarmele a tracciare su ogni triangolino, tagliando ovviamente fino giù nel fondo. Non c'è bisogno che siate precisissimi, no? Questa è una cosa fatta a mano, per cui è anche carino. L'imprecisione ci sta. Adesso con lo stecchino stesso, vedete, vi aiutate e lo togliete. Se poi è venuto preciso, poi con la mano, con le dita, cercate di sistemarlo. Ecco qua, togliete tutte le foglioline, che se diventerà un portacandela, dai forellini che abbiamo fatto uscirà appunto la luce della candela. Adesso posso anche sbizzarrirmi e creare queste piccole onde per rendere ancora ulteriormente carino il mio lavoro, no? Più rifinito, più lavorato. Ma voi potrete fare anche altri tipi di incisioni, senza poi però spingere troppo. A questo punto io ho preso un piccolo vasetto, come vi ripeto, useremo tutte attrezzature di riciclo. Questo vasetto cercherò di metterlo proprio al centro della lastra che ho steso e poi con la pazienza cercherò, senza rompere il vasetto che sto creando, tutte queste onde che mi aiuteranno a realizzare poi il vasetto. Lo lascerò in forma sul vasetto fino a che si sia seccato. E poi lo posso togliere, ma non seccato totalmente, in maniera che si regga abbastanza bene, altrimenti se secca troppo poi rimane imprigionato perché l'argilla asciugandosi si ritira. Per cui quando si è leggermente asciugato, adesso io lo tolgo per farvi vedere, che è esattamente all'altro che vi ho fatto vedere inizialmente. Per il momento lo ripongo, è quello che dovete fare anche voi. Fra un pochino sarà, specialmente con questo caldo asciugato, ma non totalmente, come ripeto, e lo potrete togliere. Prima di toglierlo potrete mettere la vostra firma, in questo caso io la mia, AP, e voi metterete la vostra. Il vasetto è pronto. Alla prossima.